Arrivato questa notte a Catania anche l'ultimo acquisto di questo straordinario mercato di riparazione alle 23:19. Lorenzo Del Prete è sbarcato a Fontana Rossa. Vi mostreremo le immagini dell'arrivo in aeroporto, proveremo a conoscerlo meglio con una scheda a lui dedicata, quindi avremo la consueta rubrica del personaggio della settimana che dopo Catania Perugia è l'estremo difensore belga Jean-François Gilet, quindi spazio alle notizie da Casa Palermo, dove nel pomeriggio ci sarà la presentazione del difensore Danilo Ortis. Vedremo anche tutte le ultime per quanto riguarda la preparazione dei rosanero in vista dell'insidiosa trasferta di San Siro contro l'Inter. Dal calcio ci sposteremo al rugby con il trionfo nel derby contro l'Amatori Messina dell'Amatori Catania, infine spazio al basket con la 17ª vittoria stagionale della Passalacqua Ragusa. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. Dunque, l'avete sentito dal nostro sommario, è arrivato nella notte a Catania anche l'ultimo acquisto di questo straordinario mercato di riparazioni. Il difensore Lorenzo Del Prete è sbarcato a Fontana Rossa alle 23:19, accolto dal responsabile della sicurezza del calcio Catania e subito condotto a Torre del Grifo, all'aeroporto Fontana Rossa. Ad attenderlo per noi c'era Antonio Costa. L'arrivo di Lorenzo Del Prete chiude definitivamente l'imponente sessione di mercato invernale operata dal Catania, che nel solo mese di gennaio ha portato ben 9 acquisti sotto la guida di Dario Marcolin. L'ultimo colpo in ordine di tempo messo a segno dalla società rossazzurra stanotte ha dormito a Torre del Grifo, dopo essere arrivato a Fontana Rossa nella serata di ieri. Il suo aereo è atterrato alle 23:19, quasi mezz'ora dopo il terzino destro in arrivo dal Perugia via Roma-Fiumicino, è venuto fuori dal terminal arrivi, dove eravamo pronti ad immortalare e riprendere la classica accoglienza riservata dal responsabile della sicurezza del calcio Catania Arturo Magni, che lo ha condotto subito al centro sportivo rossazzurro. Per Del Prete quindi adesso inizia una fase di recupero dall'infortunio di circa 30 giorni, poi potrà rientrare in campo per giocarsi il posto con quel Belmonte che sta facendo bene nel suo stesso ruolo e sabato scorso ha dimostrato di poter dare un importante contributo al Catania, entrando personalmente nell'azione del secondo gol che i rossazzurri hanno inflitto al Perugia. Per il momento dunque l'11 titolare del Catania non si tocca e anche a Modena rivedremo gli stessi volti scesi in campo 4 giorni fa, che adesso avranno il compito di incrementare il pessimo bottino conquistato dal Catania nelle partite giocate lontano dal Massimino. Il match contro i Canarini sarà la vera prova del 9, quella che potrà dire se quella depressione che aveva pesato più delle prestazioni potrà finalmente essere spazzata via. E in questo tutti gli uomini di movimento dovranno mettere del proprio, ben sapendo che avranno le spalle coperte da un grande Gilet, che di sicuro a Modena ci terrà a fare una grande partita, anche per festeggiare nel migliore dei modi la nascita del suo secondogenito Sebastian. E adesso andiamo a conoscerlo meglio, Lorenzo Del Prete, in questo profilo tracciato per noi da Sergio Barbagallo. L'ultimo arrivato in casa rossa-azzurra è Lorenzo Del Prete, il calciatore nato a Roma il 12 gennaio del 1986. Arriva dal Perugia, terzino destro fisico e di grande spinta, dotato di buona tecnica e senso della posizione. Nasce inizialmente come attaccante, ma negli anni è stato prima adattato esterno di centrocampo e successivamente come terzino. La sua carriera inizia tra le giovanili della Juventus per poi esordire tra i professionisti in Serie C1 con il Pizzighettone, con cui collezionerà 26 presenze. Nell'anno 2007 però passerà a Lanciano per poi approdare al Siena l'anno seguente. È proprio in Toscana che Del Prete giocherà pochissimo, difatti si registreranno soltanto 5 presenze per il calciatore. Poi ancora Frosinone, Pescara e Nocerina tra il 2009 e il 2012, ma a fine anno verrà ceduto a titolo definitivo al Novara. Rimane in Piemonte sino al 22 gennaio 2013 per poi accasarsi in prestito al Crotone, dove concluderà il campionato. A fine stagione verrà prolungato il prestito in Calabria anche per l'annata successiva, in
cui siglerà il primo gol in rosso-blu contro il Bari, aprendo le marcature nella trasferta, vinta 2-1 dai crotonesi. Il 18 luglio 2014 il suo cartellino è acquistato dal Perugia, neopromosso in cadetteria. L'esordio in campionato avverrà il 29 agosto nella sfida interna contro il Bologna e Del Prete fornirà a Verre l'assist per il vantaggio biancorosso. Contro il Bari invece il 7 settembre scorso siglerà la sua prima rete con la maglia perugina, parentesi in Umbria che si concluderà dopo un semestre, poiché il Catania Calcio il 2 febbraio 2015 acquisterà al titolo definitivo le prestazioni del calciatore. Torna la consueta rubrica del personaggio della settimana che dopo Catania-Perugia l'estremo difensore belga Jean-François Gillet ha pienamente confermato le aspettative della vigilia offrendo una prestazione superlativa. Sentiamo Sergio Barbagallo. Non vi è certamente da stupirsi se il personaggio della settimana in casa Catania è il nuovo acquisto Jean-François Gillet. Il portiere rossazzurro ha difatti confermato le attese, arrivo, esordio e subito decisivo. Contro il Perugia difatti salva sul lanzafame nel primo tempo, poi si supera con un doppio intervento nella ripresa che di fatto fa esaltare il pubblico del Massimino e lascia ad ognuno di loro la consapevolezza che da questo momento la porta etnea è blindata. Già, dopo il tormentone portiere di questi anni, Pablo Cosentino ha piazzato un altro colpo da 90 che può risultare decisivo per quella remontata che i tifosi sognano. Il portiere belga, già noto ai supporters etnei per quel famoso Catania-Bari disputato in campo neutro di Reggio Calabria e vinto dai pugliesi per 1-0 nella storica annata della promozione in Serie A dei rossazzurri, dove Gillet fu uno dei protagonisti assoluti di quel match, parò l'imparabile e da allora per i catanesi il suo cognome non fu mai dimenticato. D'altronde un motivo ci sarà se a curarne gli interessi ad averne la procura del calciatore Oscar Damiani, uno che nella sua scuderia aveva gente del calibro di Shevchenko, Turam, Beppe Signori ed Alessandro Costa Curta. Ai piedi dell'Etna dunque non hanno dubbi, con un portiere così la difesa è più sicura e finalmente si potrà cancellare l'etichetta di difesa peggiore del campionato cadetto subito dopo i cugini del Trapani. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi dopo la pausa, ancora calcio. Ci spostiamo in casa Palermo dove si prepara l'insidiosa trasferta di San Siro contro l'Inter. Intanto nel pomeriggio la presentazione del difensore Danilo Ortiz. Archiviato il calciomercato invernale, in casa Rosanero si pensa al campionato. La cessione di Muñoz e Feddal ha tolto a Beppe Iachini due pedine difensive, ma soprattutto nel caso dell'argentino la partenza era diventata ormai una necessità. Inutile prolungare di 6 mesi la permanenza dell'ex Boca, sapendo che si sarebbe liberato a giugno, peraltro con una situazione ambientale poco serena e con tanta panchina davanti. Sarà invece da inserire il paraguayano Danilo Ortiz, giovane difensore ex Cerro Porteño che sarà presentato questo pomeriggio. A breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio del presidente Zamparini per il rinnovo contrattuale di Capitan Barreto, una notizia attesissima dai tifosi rosanero preoccupati di perdere uno dei cardini della squadra. Intanto Iachini prepara la gara della prossima giornata contro l'Inter. Il tecnico marchigiano osserverà gli avversari questa sera di scena a Napoli in Coppa Italia, pur se con qualche seconda linea. Si affronteranno due momenti di forma opposti, i nerazzurri vengono da 2 sconfitte consecutive ed ancora senza un'idea tattica ben precisa, dall'altra parte un Palermo in una condizione fisica e mentale eccellente. La gara di San Siro sarà solo la prima di un ciclo di 3 partite terribili. Subito dopo al Barbera arriverà il Napoli, mentre successivamente si andrà all'Olimpico per affrontare la Lazio. Da questo periodo si capiranno le vere ambizioni dei rosanero, che dovranno dimostrare di meritare un posto in Europa. Dal calcio al rugby, con il trionfo dell'Amatori Catania che ha piegato l'Amatori Messina per 10-16 e che torna in corsa per la pool promozione. Sentiamo Marzia Vaccino. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know.
prosegue la scalata della pool promozione per l'Amatori Catania, che grazie alla vittoria per 10-16 in casa Messina è ancora in competizione per le posizioni che contano. Reduce da due amare sconfitte contro il CUS Roma e il Benevento, che avevano influito negativamente sul percorso dell'Amatori Catania, gli etnei hanno trovato nella competizione del derby la grinta necessaria per risalire la china. L'Amatori Messina era determinato a vincere, ma la pioggia non ha giovato ai loro intenti. Il campo messinese è stato appesantito dall'acqua piovana e il vento ha reso alcuni palloni imprevedibili. Gioco aperto quindi per una partita che prospettava largo spazio per la mischia. Tra i peloritani spiccano Romagnoli e Santilano. Tra gli etnei brillano le solite punte di diamante, Borina e Di Paola, questa volta accompagnati da Greco e Camino. La vittoria dell'Amatori Catania prende forma già nei primi 20 minuti di gara. La mischia catanese si conferma più tecnica e preparata, infatti gli etnei guadagnano sin da subito touch e creano palle giocabili ai tre quarti. Determinazione e tenacia si sono incrociate con il grande lavoro di coach Ezio Vittorio e con la serrata preparazione atletica di Raffaele Marino, un mix micidiale che non ha lasciato spazio alla possibilità di una sconfitta che sarebbe stata doppiamente grave per il derby e per la pool promozione. 5 cartellini gialli assegnati, 2 al biancorosso catanese Basta, che viene quindi espulso. Nella ripresa l'Amatori Messina spinge al massimo la prestazione, ma spreca fatalmente diverse buone occasioni, come avviene al 57esimo minuto con un impreciso calcio di Bertè. L'Amatori Catania tiene saldamente la partita in mano, anche quando il Messina va in meta, portando il risultato sul 10 pari. Ma gli etnei non si scompongono. Occorreva vincere e quando la posta in gioco è alta, l'Amatori Catania non esita a battersi fino allo stremo delle forze. Purtroppo abbiamo avuto una serie di infortuni incredibili che ci hanno frenato un pochettino nella nostra corsa, perché il nostro obiettivo è, non dico salire in Serie A, però arrivare più in alto possibile. Diciamo che l'Amatori Catania quando va a giocare gioca sempre per vincere. La vittoria a Messina ha operato sui catanesi una salutare iniezione di fiducia, provvidenziale, in vista della prossima partita in casa al Benito Paolone contro il Città di Frascati Rugby. E adesso il consueto punto sul basket curato da Umberto Pioletti, riflettori puntati sulla 17esima vittoria stagionale della Passalacqua Ragusa. Ci voleva una prestazione importante per dimenticare il più velocemente possibile la prima sconfitta stagionale di Vigarano. La prestazione è arrivata, è stata una Passalacqua Ragusa che è parsa tornata ai livelli del girone d'andata, quella che in casa ha battuto Lucca per 67-51 nel campionato di Serie 1 di basket femminile, giunto alla quinta giornata del girone di ritorno. Una prova più che soddisfacente per la squadra di coach Nino Molino, che ha ritrovato corsa, intensità e soprattutto precisione al tiro. Ma le biancoverdi ancora una volta hanno dimostrato di avere buoni margini di miglioramento, specie quando il tecnico Molino potrà avere l'intero roster a disposizione ed in condizioni fisiche ottimali. In questo senso la speranza è quella di riavere pienamente a disposizione Pearson per sabato prossimo, quando è in programma il difficile impegno esterno di Napoli, dopo che la lunga statunitense è stata costretta ad abbandonare il parquet contro Lucca per un problema alla caviglia. In Serie A maschile, Upe a Capodorlando battuta sul campo amico dal Bologna con il finale di 72-63, siciliani avanti nei primi due parziali ma superati nell'ultimo quarto di gioco dagli ospiti. Harry, Hunt e Freeman sono i migliori realizzatori dei paladini, che domenica sfideranno in trasferta l'ACE a Roma nella terza giornata del girone di ritorno, gara impegnativa per il quintetto guidato da coach Giulio Griccioli. In Serie C nazionale, basket acireale Corsaro sul parquet della Costa Capodorlando per 53-50. In Serie D regionale, vittoria meritata della polisportiva Alfa Catania di coach Davide Di Masi sulla Salus Sport Priolo per 68-55. Etnei adesso secondi in classifica con la qualificazione ai playoff ormai in cassaforte. Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.